Cari amici telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e che riporta in televisione il dorato mondo del cinema. Benvenuti ad Italicum, videotema! Primo scatto, direttore Lubman, figlio di Putz, aveva diritto a segretaria in minigonna, cartella per la firma in pelle di vitello e macchina con autista a disposizione. Secondo scatto, direttore Dottinge, gran ladro di gran croce, pezzi di merda. Due segretarie in body, quattro telefoni cellulari, cartelle per la firma in pelle di cobra. E fastosa limousine, un autista omosessuale. Uno straordinario Paolo Villaggio in un'Italia diversa, particolare, un'Italia degli anni Ottanta, dove il terziario andava forte, il livello impiegatizio del paese cresceva e c'era la corsa allo scatto. Nell'Italia di oggi non c'è più la corsa alla carriera. Fantozzi oggi sarebbe sicuramente un uomo non ricco, ma felice, con la certezza di un contratto a tempo indeterminato.